4 e mezzo. Una capra. Oh. Buongiorno e benvenuti. Noi siamo gli alunni dell'Istituto Andrea Mantegna. Io sono Claudia. Io sono Luca. E io sono Davide. E oggi vi faremo scoprire qualche cosa di molto interessante. Innanzitutto, tanti auguri Istituto Andrea Mantegna per i tuoi 30 anni di fantastica attività. Sì, esatto. Davvero ottimo questo istituto del suolo bresciano. Ma a proposito di Brescia, quanto bene conosciamo la città che ospita il nostro istituto? Bene amici, noi ci siamo impegnati proprio in questo. Cercheremo di farvi conoscere meglio la nostra città con particolarità interessanti. Ad attenderci sono già pronti i nostri corrispondenti esteri, ovviamente perché italiani non ci piacevano. Sono già pronte le nostre Anta, Sara e Alexia in diretta da Piazza Duomo. Ragazze, a voi la linea. Plaza Duomo es una plaza de origen medieval y es el corazón de la ciudad por los edificios históricos, que son símbolos de libertades civiles y tradiciones religiosas brescianas. Sobre el lado este encontramos el Palacio del Broletto, que comprende la torre cívica y las dos catedrales, Duomo Nuevo y Duomo Vecchio. Le Duomo Vecchio fu costruì alla fine del XII secolo sulle ruine della Basilica Vernelle di Santa Maria Maggiore. Le Duomo Vecchio, una rotonda, è costituita di due corpi cilindrici e un pierre superposé. La costruzione della nuova cattedrale began in 17th century. This monumental edifice was designed by Giambattista Lantana. Several interesting works of art inside are two paintings by Romanino and the tomb of Sant'Apollonio. On the left, there is a grandiose altar piece by Giuseppe Nuvolone. Bene, bene, bravissime le nostre inviate. Ma Davide, cosa ci fai con quella corona? Ma non vedi? È un principe! Ah, sì? Allora te c'è un castello dopo? No, subito. Ci porta la nostra fantastica Martina. A te la linea. The Castle of Brescia is an historic site that lets you live again the atmosphere of medieval times and allows you to admire the city from a privileged position. The Castle of Brescia is a rectangular fort with medieval crenellated walls. It is situated atop Cidneo Hill, oriented to the historic city center. The heart of the castle is the Mastio, built in the 14th century by the Visconti family from Milan. The front door dates back to the 16th century, and here you can admire St. Mark's Lion, the emblem of the Republic of Venice, that dominated Brescia for about four centuries. In the 19th century, the castle was used as a military jail, but a little time after, the municipality acquired the hill and started a restoration. In the 20th century, the castle was used for temporary exposition, for example, a zoological garden or an urban park. Today, the castle holds public events such as open-air cinema shows and music events organized by the local discos. Bene, bene, fantastica la nostra Martina. No, di più! Davvero il top. Vabbè. E adesso? Cosa facciamo? Ma Claudia, come fai a non saperlo? Adesso andiamo al Museo Santa Giulia con... Giulia, a te la linea. Certo che proprio Giulia dall'altro momento. Che lamento che... Unico in Italia e in Europa por su concepción expositiva y por su sede, el Museo de la Ciudad, situado en un complejo monástico de origen longobarda, permite un viaje a través de la historia del arte y de la espiritualidad de Brescia, lugar de memorias históricas estratificadas en los siglos y fuentes continuas de descubrimientos sorprendentes. Símbolo de la ciudad es la Victoria Alada, que es una de las muchas sorpresas de Santa Giulia. Grazie Giulia. Bene, continuiamo. Au, e mo che famo? Ce famo du maridozzi? No, ce famo un usarto nel passato, con Sara e Alexia in diretta dal foro. A voi. The Forum, the civic and religious heart of Roman Brixia, acquired its final layout in the Flavian period. It was rectangular and on the south there is a basilica. The remains of the basilica can still be seen in a small archaeological area on the ground floor. Le temple fu erigé par Vespasian. Le temple presentò a houle séparée par des fènes entertisse. La zone archéologique du temple
fa parte della lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, avec le complexe di Santa Giulia. Bene, sempre brave le nostre ragazze. Adesso, amici miei, ci facciamo un po' più seri. Proprio così, ad aspettarci ci sono Francesca, Anta e Priscilla in Piazza Loggia, purtroppo conosciuta per i tristi avvenimenti. Esatto ragazzi, quindi Francesca, a te la linea. Loggia Square is a beautiful Venetian style square inaugurated in the 1433. Here you can find a lot of porticos, monuments and buildings such as the Clock Tower, the Loggia Palace and the Monti di Pietà. Loggia Palace is a Renaissance palace that was built in the 15th century by Sansovino and Palladio. It was built with the white marble of Botticino and enriched by many decorated sculptures, captails, archways and pilaster strips, and even a lot of medallions representing the heads of Roman emperors. The upper floor is built in a Manierist style because it was finished a century later, and it shows three large windows alternated with pilaster strips. On the top, you can see a rectangular cupola that was built in the 1914 because the original one burned in a big fire in 1575. On the east side of the square, you can see a lot of porticos surmounted by the clock tower, a building which was designed by Ludovico Beretta and built by Bagnadore in the 16th century. On its top, you can find a beautiful mechanical clock, which indicates the hour, the lunar phases and the zodiac signs. On the top, you can also see two figures called Image delle Ure or the Maids of the Hours because they beat the bell every hour. Al final, en el lado sur de la plaza, podemos encontrar los Montes de Piedad, el antiguo y el nuevo. El antiguo, en su centro, tiene una elegante galería de estilo veneciano que fue construida en el siglo XV, mientras que el nuevo fue construida en el siglo siguiente. Estos edificios eran una antigua casa de préstamos, pero hoy en día son famosas porque en sus paredes se colocan algunas lápidas y otras piezas de piedra romana. Piazza della Loggia bombing was a bombing that took place in the square on 28 May 1974 during an anti-fascist protest. The terrorist attack killed 8 people and wounded over 10. The Porta Bruciata Tower was built in the 12th century and is about 30 meters high. It was constructed where the old Milan Gate used to be in the Roman Wall and was later incorporated in the Visconti Citadel. The name Bruciata, burnt, comes from the fire which flared up in 1184 and destroyed the strain and the wood hovels in this area. Grazie ragazze, ottimo lavoro! Ma... Sì, aumento io! Luca, aumento io! Campione del mondo! Aspetta un attimo e dammi la rivincita. A proposito di vincite, quelle serie intendo, ora ci spostiamo in Piazza Vittoria. Ragazze, a voi la linea. Proiettata por el arquitecto romano Marcello Piacentini e inaugurata nel 1932, Plaza de la Victoria surge sobre un antiguo barrio medieval abatido en época fascista. El lado norte de la plaza está ocupado por el Palacio de Correos, recubierto de travertino. A oeste se eleva el torrione de 60 metros de alto, revestido de cerámica de terracota. E nell'angolo nord-est si assoma il quadriportico, sopra cui asseso si levanta la Torre della Rivoluzione con il meraviglioso reloj. La plaza fu proiettata per albergar las grandes reuniones. Para esto fu instalato el arengario, pulpito di piedra adornata con bajo relieves che rappresenta las escenas de las historias de Brescia.
En la plaza se encontraban también una colosal estatua, el Bijo, y una fuente, que fueron removidas en la postguerra. El Hotel Victoria es un hotel de lujo, elegante y precioso, que tiene 5 estrellas y está situado en el casco antiguo de Brescia. Con un impresionante vestíbulo con columnas de mármol y lamparas de cristal de Murano, Hotel Victoria ofrece habitaciones con aire acondicionado, acceso inalámbrico a internet, minibar y televisión vía satélite. El restaurante dispone de una deliciosa mezcla de cocina italiana e internacional, mientras que el piano bar es el lugar perfecto para disfrutar de una copa. Equipado con un pequeño aparcamiento gratuito, el Hotel Victoria se encuentra a 200 metros del Teatro Grande, a tan solo 5 minutos andando al Museo Santa Giulia. Hotel Victoria está situado en el centro comercial de Brescia. Grazie ragazzi di essere... Ma cosa state facendo? Oh Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo? Ma cos'è sta cosa? Ma non hai ancora capito? Stiamo per spostarci davanti al Teatro Grande. Lucia, a te la linea. The Grand Theatre is an architecturally complex structure created over the course of more than 3 centuries of remodeling and improvements. With unique continuity of function, it's located in the same place where the first public theatre opened in Brescia in 1674. Its hall was built in 1810 by Luigi Canonica and was decorated by Girolamo Magnini. Another remarkable feature is chilling cooled Sala del Ridotto with fake balaustrade overlooking the sky animated by numerous figures of the Olympian gods. And another element is the stage that is a part of a 19th century structure. Some of the most memorable performances held included La Bohème in 1897, directed by Toscanini and the debut of Luciano Pavarotti. Every year in spring, Teatro Grande hosts the International Piano Festival, that is most important in Italy, Festival Piano. Bene, grazie Lucia. Io direi che siamo arrivati alla fine. Esatto, abbiamo fatto un bellissimo tour della nostra fantastica città. Proprio così, Luca. Ora potete vedere come la città che ospita il nostro istituto sia bella e ricca di storia. Noi speriamo di avervi intrattenuto e divertito in questi minuti passati insieme. E per concludere ringraziamo tutti i nostri colleghi partendo da... Alexia! Martina! Anta! Priscilla! Deborah con l'H! Francesca! Sara! Giulia! Lucia! E Andrea! Inoltre io ringrazio Luca! Claudia! E Davide! La regia fantastica di Andrea Treccani! L'aiutante pasticciona Giulia! E ultima, ma non per importanza, la professoressa Michela Baldessari! Attenzione! Grazie professoressa per il sostegno datoci a questo progetto. Noi vi ringraziamo. E al prossimo affresco. Speriamo di no. No, infatti. Non ho capito da dove devo iniziare. Ok. No, Andrea, sei troppo vicino, Sì? Sei vicinissimo, sei qui? The construction of the new cathedral began in... Luca, vediamo te dopo, ne? Ma cosa mi sto guardando come esce? Mi hai detto... Sono bella. Tutti che ci hanno messo 30 ore, io... Cosa fai? Facciamo affidamento. Dov'è Deborah che gli hanno pisciato sulla borsa? No. Ho gli denti gialli. Ma esco bene? Perché se esco male devo rifarmi il trucco. Comunque devi dire purtroppo, non pull. Sì, effettivamente. Ma senti, devo togliere gli occhiali dalla testa. Aspetta. Scusate. Niente. Anta. Patrimoine. Cosa? Patrimoine, patrimoine. Patrimoine. Ok. Non ce la faccio, raga, ve lo giuro. Mi fate ridere. Andrea, non guardarmi, non ridere.
Vado? Avec le complexe de Santa Giulia. Ma porca zoccola! Lantana. Several interesting works of art inside are two paintings by Romanino and the tomb of Santa Pollonio. Moria. Posso chiedervi un favore? Sì. Provate a uscire un attimo per vedere se è proprio perché... Ah, anch'io? No, vabbè. Anche io? No, no, tu no, oggi siamo abituati. Ormai a te ci abbiamo fatto l'abitudine. Secondo me deve uscire solo lì. No, perché l'altra volta davvero alla, tutto è buona la prima. Ma pensa che lei è abituata a stare sui set cinematografici. Chi? Alexia. Perché? Sid. Ah. No, ma Barrett. Va bene così. Il Palacio de Cor... Cavolo, ho sbagliato. Duomo vecchio, da capo. Ok. Cazzo. Oh, ma è difficile la vacca. Non lo faccio più. Toglimi tutto. Toglimi tutto. Vieni, sì. The construction of the new cathedral began... No, ho sbagliato. No, era giusto. Rifai? Bene. Grazie, Lucia. Unico in Italia e in Europa è... Some of the most remarkable... No. Continuo a sbagliare. Ok. Por su con... Concepción. Concepción. No, non riesco a dire con... Con... Concepción. No, lo dico. Some of the most memorable performance ed include La Bohème in 18... No dai, mi vergogno. Te lo giuro, non ce la faccio. Works of art inside are two paintings of by... Che è quello di prima. The Forum, the civic and religious heart of Roman Brixia, qui... Non fai ridere. Buongiorno al latte dal caffè. Buongiorno.